Ciao da Mirko Delfino e benvenuti all'interno di un nuovo video. Oggi vi porto, indovinate dove? A Disneyland World qui in California. Ok ragazzi, siamo appena arrivati a Disneyland, abbiamo parcheggiato e adesso ci dirigiamo all'interno del parco. Ok, una volta arrivati al parcheggio, che è immenso, entrerete qui dove farete la fila per prendere il bus che vi porterà direttamente al theme park. Ok, siamo arrivati e adesso ci apprestiamo a effettuare i controlli e poi saremo all'interno del parco. Ok, questa è la mappa del parco. Come potete vedere c'è Disney California Adventure e Disneyland Park, Disney World, e noi andremo da Disneyland Park perché è il primo Disneyland che è stato creato nella storia. Adesso con il nostro ticket che abbiamo già fatto online ci apprestiamo ad entrare a Disney World. Appena entrati. Adesso ci stiamo dirigendo per entrare nella prima attrazione. Sinceramente non so cosa sia. Con lo smartphone abbiamo una mappa, non so se si vede, comunque c'è una mappa, fidatevi se non si vede, dove potrete sapere esattamente dove vi trovate e in che direzione state andando. In più abbiamo sfruttato il Max Pass, dove abbiamo un Fast Pass per poter entrare velocemente in qualsiasi attrazione. Infatti io dopo vi farò vedere come funziona, però adesso entriamo. La bellezza del Fast Pass, di avere l'entrata VIP, è spettacolare perché eviti file infinite e vai direttamente alla fonte, cioè a divertirti. Quanto è bello saltare le file. La felicità di Vanessa per aver visto come gli ho fatto saltare tutte le file. Lei non lo sapeva, ma adesso lo sa. E quindi ci apprestiamo a salire su queste imbarcazioni. Sembrerebbe ambientato nel mondo di Aladdin. E quindi praticamente funziona in questo modo: una volta che arrivate alla sezione Fast Pass, cliccate su Ottieni il Fast Pass, dopo aver scelto naturalmente prima l'attrazione. Poi vi faccio vedere dettagliatamente come si fa. Comunque si scannerizzano questi codici 1 e 2 e praticamente eccoci qui. In 2 minuti siamo arrivati alla fine. Ok. E siamo all'interno dell'attrazione. Ok ragazzi, eccoci a Disneyland, siamo saliti sulla prima attrazione. Fa un caldo pazzesco, ma grazie al Disney Fast Pass saltiamo tutte le file. Come potete vedere qui c'è l'Osmo perché vi sto preparando dei video spettacolari. Iscrivetevi al mio canale YouTube Mirko Delfino, mi raccomando.
Ok, abbiamo terminato con la prima attrazione, quindi era un'attrazione dedicata un po' a tutte le culture del mondo, davvero bella, mi è piaciuta. Non è niente di trascendentale, ma più che altro è scenografica, ecco. Questa è la casa di Minnie, dove si può incontrare Minnie, eccola lì, con cui si può anche prendere un tè. E qui accanto c'è la casa di Topolino, Mickey Mouse. Ben 60 minuti di attesa per fare la foto e conoscere Mickey Mouse. La macchina di Topolino, la casa sull'albero. Entriamo all'interno della casa sull'albero. Saliamo. È veramente angusta. Aia. Mi sono pure fatto male. E questo è il balconcino della casa sull'albero. La macchina di Pippo, e quindi questa dovrebbe essere di conseguenza la sua casa. Adesso è la bocca della balena. Adesso attraversiamo il castello. Per quanto riguarda invece il cibo, potete per esempio prendere un gelato come questo, guardate, con questi coni qui, anche qui preparato a vista. E poi sedervi in uno di questi tavolini e gustarlo. Qui invece ci sono una marea di prelibatezze, tra cui la classica mela affogata nel caramello e tanto altro. Ed ecco il mega cono vaniglia e cioccolato. Adesso io invece vado a prendermi un hot dog. Ed ecco qui il mio hot dog con le patatine classiche, Coca Zero, mentre Vanessa si gode un mega cono. Eccolo dog, e oggi proveremo questa salsa qui, che non so cosa sia. Ok, ketchup, e credo che questa salsa sia qualcosa relativa al cetriolo. Era tanto, non ci sta. E naturalmente le patatine vanno messe all'interno del panino. Ok, vi faccio vedere come funziona il Fast Pass. Praticamente basta avere l'app Disneyland Resort, cliccate qui sul più, cliccate su ottieni Fast Pass. Come potete vedere poi compare una lista di persone, in questo caso siamo io e Vanessa. Clicchiamo su continua, si seleziona il parco, in questo caso sono due ma noi siamo a Disneyland Park. E qui praticamente ci sono le varie attrazioni e l'orario in cui potete andare all'interno delle attrazioni. Vi basterà selezionare un'attrazione qualsiasi, per esempio questa, selezionare l'orario e praticamente vi siete prenotati e non dovete fare la fila. Nel momento in cui andrete all'attrazione, come vi ho fatto già vedere, vi basterà seguire la sezione Fast Pass e vi faranno passare scannerizzando il codice che troveranno nel vostro smartphone. Molto, ma molto semplice.
praticamente il Disneyland Park è diviso in sezioni. Per esempio, questa è la sezione di Adventureland. E adesso è arrivato il momento di Winnie the Pooh, in attesa della casa fantasma. Il favoloso mondo di Winnie the Pooh. Vale la pena fare queste giostre solo per il fresco che c'è. Hola Winnie! E se siete amanti di Winnie the Pooh, c'è lo store dove potete fare compere. Tazze a tema Winnie the Pooh, Winnie the Pooh da bambino e peluche di Winnie the Pooh e tutto il mondo di Winnie the Pooh. Quanto è bello saltare la fila, ragazzi. Fate il Fast Pass, il Max Pass, per avere il Fast Pass direttamente da smartphone. Adesso entriamo nella casa stregata. Several prominent ghosts who have retired here from creepy old crypts or loved ones. Kindly watch your step as you. Allora, responso della casa fantasma, niente di pauroso, ma proprio nulla di pauroso. Però diciamo che l'ambientazione l'ha fatta bene, quindi qui a Disneyland delle giostre di questo tipo sono belle proprio per le ambientazioni. Adesso abbiamo utilizzato il Fast Pass per andare da Bugs Lightyear. E qui inizia Tomorrowland. E adesso è arrivato il momento di Bugs Lightyear Astro Blasters. Perfetto. Ok, vi ho fatto vedere come si usa il Fast Pass direttamente da smartphone. Ok, ragazzi, è arrivato il momento di sparare. Ok ragazzi, sono stato battuto 10.000 a 9 a 10.000 a 4. Ai. E come sempre alla fine di ogni corsa c'è lo shop ufficiale. Questo dedicato a Toy Story. C'è anche la Barbie a tema Toy Story 4. In questa attrazione invece sarete all'interno di un sottomarino, guardate che bella. E adesso è il momento di entrare nel sottomarino. Adesso entriamo nel sottomarino. Hello, hello and welcome aboard, explorers. Siamo ufficialmente sott'acqua. Thank you.
il sottomarino giallo, super consigliato, anche perché è un'attrazione diversa da tutte quelle che ho visto in generale nei parchi di divertimento. E adesso saliamo all'interno di questa attrazione. Ok ragazzi, siamo saliti. Lascio guidare Vanessa questa volta, dato che ho guidato fino a qui, e mi godo il viaggio. Ecco che Vanessa accelera come non mai. Abbiamo anche messo le cinture, ricordate di mettere sempre le cinture quando guidate e non fatelo a casa. Guardate che classe, guardate che guidatrice. Non superare il limite, vai, accelera, vai, vai, spingi, c'è fila, ci sarà stato un incidente. Dovete sapere che qui in America si può superare sia a destra sia a sinistra. Ok ragazzi, sono vivo, l'ho superato anche questo. Adesso entriamo nel mondo di Star Wars, che se non sbaglio è aperto da pochissimo, quindi andiamolo a vedere assieme. Jones super approvata. Non ho fatto video perché la Jones era abbastanza veloce, avevo paura che volasse l'osmo, però top. E c'è anche la casa sull'albero di Tarzan. Entriamo a casa di Tarzan. C'è una vista spettacolare di tutto il parco da questa casa sull'albero. Ed ecco Tarzan con Jane. Adesso è il momento dei pirati dei Caraibi. Lì c'è un ristorante che affaccia su questa attrazione, spettacolare. Oh, questo ristorante è bellissimo. Sì, al lume di Carmela. E questa sera si va in hamburger. Ok, è arrivato il momento di cenare. Ok, cena super approvata, quindi alla grandissima. Adesso stiamo andando verso il castello, perché alle 21:30 dovrebbe esserci lo spettacolo finale. Qui c'è tutta la gente in attesa dello spettacolo serale del castello.
quanta gente che c'è. Siamo arrivati alla fine di questa giornata a Disneyland, lo spettacolo finale è stato spettacolare e con questo video abbiamo terminato. Se vi è piaciuto il video mi raccomando condividetelo all'interno dei vostri social, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per non perdervi i prossimi video qui da Los Angeles. Infatti vi porterò tra le altre cose anche agli Universal Studios. Qui da Mirko Delfino è tutto, ci vediamo in un prossimo video, ciao e a presto!